Per la prima volta ti ho visto giocare e onestamente mi sembri un giocatore di altra categoria. No, grazie mille, fa sempre piacere i complimenti anche da comunque tifosi e giornalisti avversari. E sappiamo che affrontavamo una squadra molto preparata, forte fisicamente, che stava bene anche fisicamente, quindi poi sappiamo che comunque era come se fosse una finale, dovevamo dare tutto, il 110% per portare a casa il risultato. Poi si sa, i rigori sono una lotteria, però io credo che in campo tutti dal primo all'ultimo abbiamo messo il cuore veramente per raggiungere questo obiettivo importante. Ecco, nell'occasione del gol annullato lo chiediamo anche a te, lo stiamo chiedendo un po' a tutti, perché le immagini fanno vedere l'arbitro e i guardalini che vanno verso il centro del campo, poi tutto è stato cambiato, la decisione. Guarda, io non so, mi sono solo buttato per terra, quando ho visto la palla entrare in porta per me era svanito un sogno. Poi ho guardato l'arbitro, ho visto che ha fischiato appunto perché ha visto una spinta, adesso non so dirvi c'era o non c'era, però comunque quando ho visto che indicava il fallo, tanto sollievo. 9 gol, 9 assist per te in campionato, come reputi la tua prestazione in campionato? Ovviamente da incorniciare. Sì, no, ho fatto bene, sto seguendo una linea che è quella che mi porta avanti dall'anno scorso. Cerco sempre di migliorarmi perché c'è sempre da migliorare in qualsiasi categoria, credo, anche in Serie A non si è mai arrivati. E niente, speriamo di continuare così, dai. Ascoli o Reggiana? Indifferente, tanto bisogna mettere in campo tutto in ogni caso. Ispirazione per la capigliatura, da dove arriva? Niente, l'anno scorso ho deciso, basta, adesso li faccio non crescere. Non ho temito di altre anni. No, poi hanno iniziato a paragonarmi, però no, solo una mia scelta. Perfetto, grazie mille.